Amen. Signore, noi ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Padre, perché, Signore, tu ci raduni, Signore, ci raccogli, Signore, dinanzi al tuo trono di grazia, nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi vogliamo essere da te edificati, Signore, condotti. Tu vedi, Signore, conosci bene la nostra anima. Sai, Signore, che molte cose devono essere aggiustate in noi. Il nostro cammino, Signore, deve essere ancora fortificato, Signore, deve essere indirizzato, Signore, a te, Signore. Noi vogliamo, Signore, camminare alla tua presenza, onorarti, Signore. Vogliamo esserti fedeli, Signore, vogliamo esserti obbedienti. Ti preghiamo, Signore, affinché, Signore, tu ci edifichi, ci correggi, ci plasmi. Perché, Signore, noi, Signore, vogliamo, Signore, onorare il tuo santo nome, Signore. Da buoni figlioli, Signore. Figlioli di luce, Signore, perché tu ci chiami ad essere questo, Signore. Ad essere la luce, Signore, in questo mondo, Signore. Signore, sia lo Spirito tuo, Signore. A guidare ogni cosa, Signore, a compungere i nostri cuori, Signore. Sia lo Spirito tuo, la tua unzione, Signore, ad operare, Signore, per la gloria del tuo nome, Signore, che in Cristo Gesù, il nostro Signore, il Figlio tuo, il benedetto in eterno. Amen. Lo Spirito del Signore è comune, alleluia. Io ringrazio il Signore perché quello che sento, quello che avevo già nel cuore anche per il messaggio è stato così anche sparso prima da nostro caro fratello Giuseppe, poi ancora da Cesare, alleluia, perché Madre del Signore abbiamo un solo sentimento. Amen. Di questo lo scopo, Madre del Signore, che noi dobbiamo raggiungere, avere un pari sentimento, avere, Madre del Signore, comunione in un solo spirito, nello Spirito di Cristo Gesù, alleluia, per essere ancora illuminati, per essere ancora benedetti, per essere ancora ripieni, alleluia, della sua benedizione. Diciamo, Signore, ancora rendimi traboccante alla tua presenza. Io sono un vaso da essere riempito, sino ad essere traboccante. Allora, vogliamo prendere dalla parola del Signore prima Timoteo capitolo 1 dal verso 3, alleluia. Prima Timoteo capitolo 1 dal verso 3, alleluia. Il Signore sia lodato. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Amen. Sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi e ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapinatori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro
ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, alleluia, dei quali io sono il primo. Amen. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui, per avere la vita eterna. Ora il Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ti affido questo incarico, figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Emeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Fin qua la parola del Signore. Alleluia. Accomodatevi. Il buon combattimento della fede. Abbiamo visto come l'Apostolo Paolo ha fatto comprendere come deve essere una buona fede nella mia. Il Signore vuole che noi ci sia quella fede sincera, pura, santa, quella fede viva nello Spirito Suo, quella fede, amati del Signore, che ci porta, poiché dice che il fine della legge è l'amore, che ci porta all'amore. Alleluia. Non l'amore di questo mondo, ma l'amore di Cristo Gesù. Alleluia. Ora, amati del Signore, e questo è il desiderio che noi dobbiamo avere dentro di noi. Vediamo ed esaminiamo la nostra fede. Se è una fede sincera, se è una fede data all'amore per la parola del Signore, all'amore per l'opera del Signore, all'amore per Dio, soprattutto amare del Signore. Perché sappiamo che il primo comandamento è questo. Amen. Di amare Dio sopra ogni cosa, alleluia. E in questo, amate del Signore, noi dobbiamo sempre più fortificarci in questa fede che ci viene dal Signore, alleluia. E quindi dobbiamo cercare di difenderla da ogni attacco del nemico. Alleluia. Perché il nemico costantemente è in lotta contro le anime nostre. Ve lo assicuro. Satana è qui nel nostro mezzo e cerca, amati del Signore, di fare guasto, come a Trapani, qui a Marsala, a Palermo, ovunque, dove la Chiesa del Signore vi è presente Satana. Ma che facciamo? Abbiamo noi paura? No! Il Signore ci ha dato le armi della fede per poterlo combattere. Ma Satana agisce attraverso di noi, attraverso i nostri sentimenti naturali, e quelli che lui solletica, e quelli che lei alimenta, amate del Signore. Invidia, orgoglio, gelosia, amate del Signore, la superbia, e tutte quelle cose di cui ancora abbiamo letto, amate del Signore, che quando ci prendono, amate del Signore, fanno guasto all'anima nostra prima, e al nostro prossimo, alleluia. Io l'ho sempre detto, Signore, impediscimi di fare male a me stesso in prima e di fare male guasto all'opera tua. Io so che lui può intervenire. Come Signore Gesù. Perché io faccio questa preghiera, madre del Signore? Perché so che io nella mia naturalità posso essere ingannato da Satana. Posso essere traviato, anziché seguire il disegno di Dio, il volere del Signore,
possa fare invece l'opera del diavolo che fa guasto nella vigna fiorita del Signore. Amen. Qui nessuno è al riparo dagli attacchi di Satana, ma tutti ci possiamo difendere avendo in noi indossato la completa armatura di Cristo. Amen. La completa armatura. Nostro caro fratello Cesare è già un vecchio soldato nella fede, più di 40 anni di fede. Vedete, ne ha passato di tanti colori, ne ha visto di tutti i colori, alleluia. Però vedo che ha perseverato. Alleluia. Si fa avanti negli anni, ma io sono del Signore, che il Signore gli ha preparato quel luogo celeste, alleluia. Alleluia. Dimora eterna alla sua gloria, alleluia. E questa è ancora la nostra speranza, ma noi ancora dobbiamo camminare, dobbiamo lottare, dobbiamo attraversare questo deserto. Diceva che il nostro caro fratello Giuseppe, bastavano 11 giorni per arrivare al Canaan, alleluia. Invece sono passati 40 anni per il popolo di Israele in mezzo al deserto. Quindi, come del Signore, noi, qual sia la durata di questo cammino, dobbiamo, amati del Signore, farlo necessariamente e giungere. Ma fedeli, a me, fedeli, per poter entrare. Voglio puntualizzare questo, il fatto che noi diciamo siamo salvati per grazia. Amen. Noi conserviamo due salvezze. Diciamo, a me una è la salvezza, è vero. Alla fine poi è tutta una, la salvezza di Dio per le anime nostre. Ma distinguiamo che la salvezza ci viene in virtù della fede nel momento in cui noi ci convertiamo a Cristo, siamo riconciliati a Dio. Amen. Amen. Quando ci convertiamo. Siamo riconciliati a Dio, i nostri peccati vengono rimessi e il nostro nome viene scritto in quelle pagine del libro della vita, anzi dice la parola del Signore che già all'antico sono stati scritti. Alleluia. Amen. Sì, Dio, Gesù. Gloria al Signore. Però per noi quel giorno è il giorno della nostra nuova nascita, alleluia. In realtà realizziamo le parole del Maestro, chi non nasce di acqua e di spirito non entrerà appunto nel regno di Dio. Amen. Ora non voglio che si pensi che questa nascita riguardi il giorno in cui noi arriviamo alla perfezione. No. Questa nascita noi l'abbiamo già alla conversione. Amen. Perché non apparteniamo più a Satana, non apparteniamo più al mondo, all'Egitto, ma entriamo a far parte del popolo del Signore. Non siamo più nati di carne, quindi secondo il vecchio Adamo, ma siamo nati di Cristo, che è spirito vivificante. Alleluia. Amen. E siamo dunque chiamati ad essere pietre viventi nel realizzare il Tempio del Signore. Gloria a Gesù. Qualcuno pensa che bisogna e sia necessario che il Tempio sia ricostruito a Gerusalemme. Ma io non vedo, amati del Signore, qual sia la necessità, l'utilità di un nuovo Tempio materiale, fisico, fatto di pietre. Quando il Signore è venuto a edificare un tempio vivente, spirituale, che sono le nostre anime, alleluia. Amen. Significa ritornare indietro, di cui il Signore ha di nuovo ad abitare in un tempio fatto da mani d'uomo. No, il Signore ora regna nei nostri cuori, regna nel cuore del suo popolo, alleluia. Il Signore non va cercando nuovamente di rientrare dentro a quattro mura. Se l'uomo riedificherà, ma sarà un tempio vuoto, alleluia, non ci sarà più la presenza del Signore. Qualcuno dice sì, ma quando verrà il Signore ha da stare da qualche parte. Alleluia. Ma è veramente così, alleluia. Ha bisogno di una stanza dove lui stare. Gloria a Gesù, dove la gente va a trovarlo,
Alleluia. Sappiamo che il Signore starà in mezzo al suo popolo. Alleluia. Io faccio riferimento un po' quando lui è risorto, il nostro Signore. Grazie, Signore. Ovviamente non ha dato un indirizzo, dice venitemi qui a trovare in questo luogo. Ha indicato soltanto ai discepoli che li avrebbe preceduti in Galilea. Amen. E lì, amati del Signore, si sarebbe visto con i suoi discepoli. Alleluia. Ora Galilea non è Gerusalemme. Amen. Gloria al Signore. Ma vediamo che il Signore appariva un po' qua, fra quei discepoli, un po' là, fra gli altri discepoli. L'Apostolo Paolo ebbe a dire che apparve contemporaneamente a più di 500 persone, vero? Questo dice la Scrittura. Quindi il Signore era presente in mezzo al suo popolo, amen? Alla sua risurrezione il Signore era presente, non aveva bisogno di avere una dimora fissa dove stare con i suoi, ma era un po' qui, un po' là. Ecco che ad un tratto ecco, si ritrovava in mezzo ai suoi discepoli in una casa, alleluia, perché sappiamo che avendo il Signore apparso una prima volta, ritornò una seconda volta, e nella seconda volta c'era anche Tommaso che era incredulo, e lì il Signore Gesù ebbe a dire, metti le tue mani e fuori delle mie mani, tocca il mio costato e credi. Credere, perché poi Tommaso si è ricreduto. Alleluia. E il Signore è un po' rimproverato. Ora perché mi hai visto, tu credi? Alleluia. Ma beato colui che crede senza vedere. Ora certamente noi non abbiamo visto il Signore fisicamente, ma lo abbiamo sentito vivente nel nostro cuore. Quando il nostro cuore si è allargato, quando il nostro cuore lo ha ricevuto, perché il Signore picchia ogni cuore, ma non tutti i cuori aprono la porta per far entrare il Signore. Si è ringraziato il Signore, alleluia. Non è che eravamo gente speciale, non è che il Signore ci abbia prescelti e abbia usato qualcosa di particolare verso di noi, perché peccatori eravamo noi, il peccatore sono gli altri, e la salvezza, come abbiamo letto, dice, perché è certa questa parola, è certa che il Signore è venuto per salvare i peccatori. Alleluia. I peccatori sono tutti gli uomini, ma soltanto, come ha detto il nostro caro fratello, chi lo riceve. E in essa dobbiamo perseverare, in essa fede, ritenere una fede pura, ritenere una fede sana, avendo in noi una buona coscienza. Una buona coscienza secondo gli elementi del mondo? No, ma secondo lo Spirito del Signore. Una buona coscienza intorno a quello che concerne la parola di Dio, perché dice qui l'Apostolo Paolo a Timoteo che molti hanno naufragato, si sono dati a favole, si sono dati a genealogie, si sono dati a cose che li hanno allontanati dalla vera fede, alleluia, che porta all'amore. Gloria al Signore. Ecco perché noi dobbiamo lottare contro tutti questi attacchi, che a volte viene quel fratello, viene quell'uomo e ci dice, ma tu che dici intorno a questo punto di qua della parola del Signore, io la intendo così e colà, e comincia, magari può anche essere motivo di edificazione per le nostre anime, non dimentichiamolo, perché non è detto che la nostra edificazione deve essere soltanto una questione nostra con la parola del Signore. Amen. Anzi, io per primo sono stato edificato dal pastore che il Signore ha costituito nella Chiesa. Amen. Sono stato edificato
anche io personalmente, leggendo la parola del Signore, sono stato edificato anche dai miei fratelli. Amen. E tutto ha collaborato per la mia crescita. Alleluia. Amen. Ovviamente, non tutto però, quello che è venuto a me era secondo volontà del Signore, era secondo parola di Dio. Ho dovuto anche lottare, amati del Signore, contro le cose false. A volte sono anche caduto nelle trappole del diavolo. E ringrazio il Signore perché lì mi ha corretto, mi ha rindirizzato, mi ha tirato di nuovo sulla gloria. Amen. Passeremo anche per queste esperienze, ma non saranno soltanto un'esperienza negativa, perché a questa esperienza negativa ci sarà anche l'opportunità del Signore per noi crescere, fare un passo avanti, maturare nella fede, e saremo continuamente provati in queste cose, madre del Signore. Sappiamo che Satana conosce le nostre debolezze ed è lì che ci vuole colpire, ci vuole abbattere, madre del Signore. Lui viene e ci insidia. Se il Signore vede che il mio carattere è un carattere iracondo, che subito vado in ira, lui mi metterà quelle circostanze proprio per essere io attaccato e io sfoggiare la mia ira. In quella circostanza il Signore lo permette pure, perché sa che devo pure affrontare questi giganti che sono in me stesso. Non sempre il gigante da battere è quello che è fuori, anche dentro di noi c'è un gigante, che è la nostra naturalità, la nostra carnalità, i nostri sentimenti, i nostri istinti naturali. E noi dobbiamo umiliare, dobbiamo sottoporre allo Spirito di Cristo, alleluia. Amen. Gloria a Gesù. Abbattere questo gigante in noi, alleluia. Abbattere. E quindi verranno questi attacchi che il Signore permetterà. Del resto ricordo le parole del Maestro rivolte ai discepoli. Quando imbattì a loro, Satana mi ha chiesto di vagliarlo. Dice il Signore, ma io glielo ho impedito? No, non ha detto così, ma ha detto, ma io ho pregato per voi. Io ho pregato. Grazie Gesù. Affinché da quel vaglio, da quella prova, i discepoli non avrebbero a perire, non cadrebbero, amati del Signore, non perderebbero la fede. Ora sappiamo che quando il Signore ci prova, il suo sguardo è sempre su di noi. Amen. Quando permette a Satana di attaccarci, quando lui lo permette, lo fa per noi. Amen. Perché sa che dentro di noi ci sono tante storture che a volte noi non abbiamo coscienza e che devono essere manifestate. A volte, avendo dentro di noi nascosto quell'orgoglio, il Signore metterà le circostanze in cui noi siamo tentati a manifestare questo orgoglio. E sappiamo che l'orgoglio è il primo peccato che è stato fatto contro il Signore. Un angelo, uno dei primi angeli, ha peccato di orgoglio, si è ribellato a Dio, voleva essere al posto di Dio, alleluia. E il diavolo viene lì a pomparti, tu sei più grande di loro, tu sei questo, tu sei quell'altro. È vero. Invece in Cristo Gesù noi impariamo invece che lui, essendo in forma di Dio, spogliò se stesso per
farsi servo. Alleluia, umile. Amen. E quello è l'insegnamento che noi dobbiamo prendere. Noi non dobbiamo, amati del Signore, imparare da quelli che hanno la critica facile, ma da quelli che pregano per i propri fratelli, per il proprio prossimo. Dobbiamo anche selezionare, fuggire via da certe circostanze. C'è il Salmo 1 che parla chiaramente di come deve essere il figliolo di Dio, alleluia, per restare integro. Amen, amati del Signore. Sappiamo che il partecipare a critiche a volte si presentano come delle critiche costruttive, invece lì, amati del Signore, minano la nostra anima, perché incominciano a insinuare, a penetrare dei pensieri, a creare delle separazioni fra me e i miei fratelli, perché un altro ha incominciato a dichiarare qualche cosa di negativo sul mio fratello, sulla mia sorella. Sappiamo che cosa è accaduto a Cam. Quando andò ai suoi fratelli, magari con una risatina, disse: il nostro padre è lì sulla dentro la tenda, ubriaco, nudo. E i fratelli, nell'ascoltare Cam, andarono verso la tenda, però di spalle presero un manto, entrarono senza guardare il padre e lo coprirono. Alleluia. Quando poi Noè si riebbe e venne a sapere il fatto, Cam fu maledetto. Amen. Questo ci insegna, Madre del Signore, che seppure noi non con i nostri occhi, con le nostre orecchie, vediamo e sentiamo delle cose che riguardano il nostro fratello e noi subito corriamo a metterli così alla berlina, a farli sapere agli altri, non è una benedizione che noi raccogliamo da parte del Signore. Amen. Anzi, un giudizio. Ed è importante, amati del Signore, di non camminare, di non sederci sul banco degli schernitori, di non stare con quelli che seminano zizzani, che seminano discordie. Alleluia. Che vogliono traviare la verità per giustificare il peccato. Perché oggi, amati del Signore, si tende anche a giustificare quello che evidentemente è chiaro che è peccato. Bianco è bianco, non lo puoi tu far diventare nero. Amen. Quando il Signore dice maledetto, quando il Signore dice non fare, quello è bianco, alleluia. Se tu poi con la tua filosofia, perché magari tu stesso sei caduto in quel peccato, puoi far apparire te stesso giustificato con queste tue parole dicendo sì, però così dobbiamo intendere, così colà, con queste necessità, con queste condizioni, io non sono poi così colpevole. Amen. E noi dobbiamo fuggire queste cose. Amen. E se dobbiamo anche ammonire, dobbiamo pure ammonire, ma con amore, amato del Signore, sapendo che a chi ci rivolgiamo è colui che è stato riscattato e purificato con il sangue di Cristo. Alleluia. Amen. Allora, quindi che è prezioso il Signore. Con questo sentimento è come se noi parlassimo al nostro figliolo. Amen. Alla nostra madre o al nostro padre che noi amiamo. Amen. Alleluia. E seppur mio padre mi riprovera, io so che mi riprovera perché mi ama. Non devo cogliere, gloria a Gesù, che so, un'ingiustizia, non devo cogliere che mio padre mi sta correggendo perché mi ama. Amen. Alleluia. Così
né correggerci a vicenda, né esortarci a vicenda, nello spronarci a carità amate del Signore, noi ci edifichiamo insieme. A volte sbattiamo anche la faccia l'uno con l'altro, però e anche questo è utile e importante. Alleluia. Altre volte l'ho detto, il Signore non ci ha chiamati a separarci, a vivere come degli eremiti, alleluia, ma è venuto a far chiesa, a fare un popolo che stia insieme, che dimori insieme, che affronti le difficoltà insieme, che preghi insieme, che glorifichi insieme il Signore. Alleluia. E con le difficoltà che possano avvenire insieme, partecipare alle gioie insieme, alle sofferenze insieme, se c'è da piangere piangiamo insieme. Alleluia. E non essere egoisti, non essere di quelli che ai no, io non voglio portare questo fardello, non mi importano i problemi del mio fratello, io ho i miei. Ma in una famiglia non c'è una condizione del genere. Una famiglia collabora insieme per risolvere i problemi che ci sono in quella famiglia, perché l'interesse è comune per tutti i membri della famiglia. Alleluia. Ma se c'è qualcuno che è in difficoltà, è come se sono io in difficoltà. Amen. Il mio fratello è in difficoltà, sono in difficoltà anch'io. Anch'io, se io sono in malattia, i miei fratelli stessi ne soffrono, perché anche loro per mio mezzo sono in malattia. Ecco che tutto il corpo ben collabora, amati del Signore, per curarci, per restare sani, per edificarci. E questo è anche l'indirizzo nel fare un buon combattimento. Amen. Alleluia. Quando noi lottiamo per la nostra fede affinché sia sana, forte nel Signore, formata nella parola del Signore, sincera, è quella, amata del Signore, dell'opera di Cristo. Alleluia. Che è la Chiesa del Signore. Infatti, quando si fa una battaglia, è vantaggioso quando si è più di uno, almeno nel Signore. A volte capita pure di essere da soli a combattere, ma sappiamo pure che Cristo Gesù è con noi, e se noi siamo ben armati con l'armatura di Cristo, possiamo respingere gli attacchi del diavolo. Tanto più fa se noi siamo compatti, amati del Signore, a resistere agli attacchi del diavolo. Amen. Perché ci difenderemo le spalle, come si vuol dire. A me, al mio fianco c'è il mio fratello, all'altro mio fianco c'è l'altro mio fratello, la mia sorella, alleluia. E insieme preghiamo, insieme lottiamo per fare il buon combattimento della fede. E a fine poi otterremo il premio, alleluia, della vita eterna. Grazie. Otterremo quella che di cui poco fa avevo accennato, la seconda salvezza, diciamo, nel momento in cui entriamo in quella Canaan celeste. Ma ora noi stiamo attraversando il deserto. Ora noi siamo quei pellegrini che hanno preso questo indirizzo di andare ed arrivare a quella meta, il cielo, il regno. Alleluia. Del nostro Signore. Gesù le va a dire: io vado a preparare un luogo affinché dove sarò io sarete anche voi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha preparato un posto per stare con Lui. Alleluia. Amen. E quella poi è la vita eterna. Alleluia. Questa dobbiamo trovare. Quindi siamo salvati per grazia. Amen. Ma dobbiamo perseverare nella fede, nell'amore, nella parola di Cristo, alleluia, nello Spirito del Signore, per tenere la vittoria. Alleluia. Suo nome sia lodato. Amen. Alleluia. Grazie.
Santo è il Signore.